Bene, siamo qui con il professor Stefano Benazzi, paleantropologo dell'Università di Bologna, che terrà una conferenza su un argomento che ci riguarda molto da vicino. Si tratta dei resti umani rinvenuti alla Grotta del Poggio, qui a Marina, e perché il professor Benazzi, in collaborazione con noi dell'Università di Siena, ha affrontato lo studio di questi resti da un punto di vista moderno rispetto agli anni in cui sono stati rinvenuti. Ecco, allora noi chiediamo al professor Benazzi una sintesi, diciamo, di quello che è venuto fuori e che ci dà delle informazioni sicuramente più approfondite, più dettagliate su un uomo molto antico, l'uomo di Neanderthal, che ha popolato questi territori diverse decine di migliaia di anni fa. Certo. Grazie, grazie Adriana. Sì, attualmente utilizziamo delle tecnologie molto più avanzate per lo studio dei resti umani. E nello specifico utilizziamo modellazioni digitali per avere un dato più oggettivo e poter confrontare i nostri risultati con altri, ovviamente, risultati ottenuti da altri collaboratori. E nello specifico, per quanto riguarda i resti del Poggio, utilizzando appunto queste tecnologie digitali, confermiamo che si tratta di neandertaliani e considerando l'antichità di questi reperti, sebbene non abbiamo una data esatta, sappiamo che sono molto antichi, potrebbero essere tra i primi neandertaliani effettivamente a nostra disposizione qui a Sì, Marina. abbiamo vari primati, diciamo. Assolutamente, assolutamente.